Noi oggi intitoliamo questi giardini, chiaramente in collaborazione con l'amministrazione comunale, con il comune di Pesaro, a Paul Harris. Paul Harris è colui che insieme ad altre persone nel 1800, quindi nel secolo XIX, insieme ad altre persone ha fondato a Chicago il Rotary. Quindi ha fondato questo sodalizio fra varie persone, che all'epoca erano anche persone che appartenevano alla borghesia di quella città, la borghesia appunto di Chicago, per unire le forze per cercare di fare qualcosa per persone che avevano meno, quindi per il proletariato, comunque per le classi più disagiate. E da questa idea, che possiamo definire embrionale, il Rotary appunto è nato per opera di Paul Harris, a cui intitoliamo i giardini questa mattina, insieme ad altre persone, ad altri professionisti della città, e in questi secoli questo sodalizio si è diffuso un pochino in tutto il mondo. E siccome la città di Pesaro ha due club Rotary, il Pesaro Rossini, cui apparteniamo sia io che l'attuale presidente Giorgio De Rosa, che il Rotary Pesaro, e quindi Pesaro ha una lunga tradizione rotariana. Ci tenevamo a questo momento simbolico, molto atteso non solo dai soci del Rotary, ma in realtà diciamo un segnale anche di conferma dell'amicizia e dei rapporti che sono tra il Rotary in generale e la città, e nello specifico anche l'attività dell'amministrazione comunale. Con Rotary, in questo caso Rotary Rossini, ma con Rotary in generale ci sono tanti momenti durante l'anno di collaborazione sul sociale, sulle finalità che l'associazione persegue. Basta pensare alle attività che con i Rotary Rossini sono fatte recentemente anche per la biblioteca di Borgo Santa Maria dedicata a Rodari, e per cui diciamo, l'azione del Rotary è stata importante per l'acquisizione di materiale didattico e per gli arredi. Ma ripeto, sono tante le occasioni. Al di là di questo, Paul Harris è una figura che merita sicuramente un ricordo in una città come la nostra. Il motto del Rotary è il simbolo, il motto del Rotary è una ruota dentata, una ruota con degli ingranaggi. La pandemia non ha fermato questa ruota, noi siamo riusciti ad andare avanti in tutte le nostre iniziative, anzi addirittura le abbiamo potenziate. Chiaramente abbiamo dovuto scoprire dei modi nuovi, dei modi diversi, sia di riunirci per fare convivialità, sia per poter intervenire sul territorio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla comunità locale, cercando di intervenire per tutto quello che potevano essere le necessità legate alla pandemia. In un primo momento, durante la prima ondata, marzo-aprile, siamo intervenuti con degli interventi a favore dell'ospedale di Pesaro, a favore di Marche Nord, quindi per potenziare i reparti di terapia intensiva. Oggi che siamo durante questa seconda ondata, per fortuna le strutture sanitarie si sono organizzate e quindi il nostro intervento si è rivolto verso la popolazione, verso le classi più indigenti.